Ben ritrovati in un nuovo appassionante video dedicato alle invenzioni più interessanti, ma non per questo più intelligenti, presenti su Kickstarter. Mentre The Lady continua a macinare visualizzazioni, inarrestabile come un treno merci caricato di gattini pucciosi, io me ne esco con il classico videino mensile che una piccola schiera di voi stava aspettando con ansia. Ciancio alle bande e iniziamo! E da cosa potremmo iniziare? Beh, dato che vi ho accennato di The Lady, io inizierei col mostrarvi un cesso spaziale. No, non vi permetterà di volare su di un'astronave, ma guardate se non sembra uscito direttamente da un qualche spin-off di Star Trek. Spock, teletrasporto al cesso! Seconda invenzione, una maschera. Lo so che non è ancora carnevale, ma se vorrete sorprendere parenti e amici con un gadget davvero rivoluzionario, allora questo affare fa il caso vostro. Tralasciamo il fatto che lo spot dica compatibile con Samsung e iPhone, quindi non specificando nulla di modelli, sistemi operativi, eccetera, e va bene. Ma cavolo, una maschera con le cuffie, e che ci devo andare a fare? Le rapine? Guardate che badass che è sta tizia, ora vi scippa di sicuro. Terza ideona della vita, un sasso. Ragazzi, non ci girerò attorno, questo è un sasso, un cacchio di sasso coi LED. In pratica questi vorrebbero vendervi una pietra luminosa che fa da bussola, ok? Come funziona? Si imposta la meta dal proprio smartphone e poi si seguono le indicazioni luminose che vi dà il sasso. Il tutto ottimizzando col culo il viaggio, allungando l'itinerario e rendendo l'utilizzo della tecnologia inutile e stupido. Ma se esistono GPS così precisi da conoscere il cognome del portiere che sta nel palazzo che volete raggiungere, perché mai dovrei affidarmi a un sasso che ha la stessa precisione della mappa di GTA Vice City? Con l'unica indicazione per raggiungere la meta che si riduce ad un segnale sul bordo della mappa. Ma a che serve? Ma a che serve? Per fare gli hipster del cacchio, ecco cosa serve. E siamo alla quarta invenzione, questa volta si tratta di una cosa utile e intelligente. Ecco a voi un aggeggino in grado di fare da ponte tra voi e il vostro smartphone per permettervi di essere più liberi quando indossate delle cuffie. Ha una lunga autonomia, potrete sincronizzare più accrocchi per ascoltare tutti assieme la stessa canzone e in più sono anche gradevoli da vedere. Niente male! Quinta invenzione, dai ragazzi, siamo di fronte a dei robot dotati di intelligenza artificiale. Saranno semplici, saranno allo stato attuale dello sviluppo poco utili, ma sapranno evolversi alla grande se supportati a dovere. Poi guardateli, ma guardateli, sono carinissimi, cavolo! Supporto subito, guarda, ci do subito i soldi. Dove sono? Dove? Eccoli qua. Qua ci sono i miei soldi. Tenete tutto quanto, vi do la grana. Sesta idea, una branda trasparente per il vostro gatto. Si sa, i gatti trovano i posti meno confortevoli per riposarsi e questa invenzione ne è un chiaro esempio, ma guardate che figata! A parte che sviluppare prodotti indirizzati ai felini è una vittoria sicura sempre. Dai, guardate questo filmato, l'oggetto si vende da solo praticamente. Guardate come gioca, com'è puccioso, ma ciao bello, ma ciao bello! E infine, eccoci alla settima e ultima invenzione di questo mese, un orologio. Non ho molto da dire sull'oggetto in sé, l'orologio è minimale come va di moda ultimamente, è carino, ha parecchie colorazioni, personalizzazioni, cinturini, ma è il nome che me lo ha fatto inserire in questo filmato. L'orologio si chiama Diviso per Zero, e appena l'ho letto ho subito pensato... Con questo è tutto, ci si becca il mese prossimo con nuove fantasmagoriche idee. Ringrazio Jacopo per avermi suggerito via mail delle ideuzze Kickstarter niente male e vi invito a scrivermi a playrepets@gmail.com per darmi anche voi pareri e consigli sulle prossime invenzioni da trattare in questa rubrica. Ciao, alla prossima, iscrivetevi, mettete like, oh mio dio, 50.000 like, nuovo video, piu piu piu, no, va bene, ok, ciao, alla prossima, ciao!